sessione ordinaria. Vai. Quindi si procederà. La strumentazione che troverete, io spero, nel vostro campo di lavoro, di studio, sarà molto più sofisticata. Quelle che aveva San Marino era quello dello scatolotto sopra, ma per probabilmente la vostra prof ha lavorato con quella strumentazione in basso. Chi ha una strumentazione esterna addirittura viene portato. Quindi quello che utilizzerete oggi, probabilmente in qualche campo del vostro lavoro o nella vostra ricerca, lo ritroverete probabilmente di livelli più alti, insomma. Se vi capiterà, ma... Eh certo! Il nostro è uno spettrometro low cost, come direbbe Paolo Scattoni, che è un po' l'ideatore. Con $40 avete una strumentazione che costa qualche ordine di migliaia di dollari. Eccola qua. Scomposta quella geggetto che vedete lì, è formata da quelle parti. Sostanzialmente un cavo USB che consente il collegamento strumentazione-macchina, un dispositivo interno che è una webcam sostanzialmente, a bassissimo costo, dell'ordine di qualche $5 credo che sia, è un frammento di un CD che permette la rifrazione della luce, perché la fotocamera interna è inclinata a 45 gradi. E poi il librettino di spiegazioni e poco altro. Questo è quello scomposto all'interno, come abbiamo visto. Qui andiamo volando. Questa qui è quello l'esperimento che faremo oggi. Quindi fonte di luce, la sostanza che è assorbente e la nostra dispositivo. Dovrebbe comparire in qualche modo. Eccolo qua. Quindi, e questa è la dinamica. Il sito, entriamo nell'ambiente ora, per ora è tangibile, ora entriamo in un ambiente che è un po' meno tangibile e un po' più informatizzato, quindi scendiamo nel cyberspace, perché le letture sono fatte da browser e se va e arriva. Questo è il sito di supporto, quindi con qualsiasi computer, tablet, smartphone questa strumentazione funziona. Per la contestazione di Paolo l'abbiamo fatta da punto lì, addirittura siamo eccessivi. E questa è la piattaforma per la lettura. È di facile utilizzo, non serve installare nessun tipo di software, quindi non richiede nessuna criticità, nessuna grandissima competenza dal settore informatico. Metterlo in produzione. Andiamo a caccia di spettri, questa niente, velocissima. I due spettri che vedremo oggi volando saranno uno di emissione con la luce solare, che già ce l'ho pronto, quindi prima l'abbiamo già, e uno, se ci riusciremo, giusto, come suggerisce la vostra prof, la lettura della strumentazione in streaming, quindi è un flusso continuo, non è stock, quindi qualsiasi interazione che avete sia con la strumentazione, con la fonte di luce, con il campione, influisce sulla vostra lettura. Queste poi sono cose noiose. Ragioniamo su entità minime. Io loro sono geometri? Sì. Ah, ok, quindi siete abituati più centimetri e metri. Qui lavoriamo sui nanometri Armstrong, che sono 10 alla meno 9 metri, per avere un'idea di quello che andiamo a trattare. Ah, e quelli sono i colori che vedrete. Quindi dal violetto, che sono dai 400, fino al rosso, che sono i 600. Se tutto va a buon fine, con l'esperimento della prof, noi siamo all'interno dei 500-600. Quindi sarà la lettura verde-gialla, se tutto va a buon fine. Questa è la tavola periodica. Utilizzeremo l'RGB, perché? Perché sono i colori più codificati. Se vi sono anche quelli più utilizzati nelle reclame, nelle cose che fascinazioni, sono colori fondamentali. Chi gioca con i videogiochi, quelli che ha utilizzati per attirarvi più l'attenzione e per distrarvi. Quindi se io lavoro con quella scala di colori, io non vi faccio vedere determinate cose, le faccio vedere e vi attiro l'attenzione. Lo stesso chi vi piace il film è la stessa. Questa è la lettura, diciamo, campionata, che è quella poi che dovreste vedere. E questo qui è il range. Quindi fra 500 e 600 dovrebbe essere un colore verdino giallognolo, eccolo, dove le due linee si intersecano. Qui addirittura, perché con questa strumentazione è molto utile per le comparazioni, quindi un campione come evolve nel tempo è interessante. Se avete un'acqua, un profumo, uno smalto, anche la stessa sì, man mano che le molecole al sole si ossidano, la luce si ossidano, quindi
Perfetto. Di sostanza. E vedremo che anche lo spettro e le vostre letture tenderanno a modificarsi e quindi tenderanno a spostarsi verso destra della vostra scala di analisi. Ah, questo dopo è il cielo, va bene, ok. Quello siamo già al successivo. Ok, allora. Partiamo col bianco. Sì. Accendiamo la fonte di luce. Allora, poi abbiamo due assistenti, tre assistenti addirittura d'eccezione. Allora. Ok. Perfetto, uno spettrometro, poi vediamo, ci ricordiamo. E tienilo così, perché sennò l'alcol 1 e l'alcol che ha estratto le sostanze dal livello. Fusco. La strumentazione risente un po' come l'occhio umano, quindi mano a mano che lavora svilisce la sua qualità sia dell'analisi che anche delle proprietà di lettura. Quindi sostanzialmente le prime letture bisogna cercare di farle bene, mano a mano che si procede non... Ma almeno te riesci a farle? Sì, sì, ho voglia, non c'è nessuna problema. Si dovrebbe incominciare, si fa la calibrazione, qualcosa si dovrebbe incominciare, eccolo qua, allora, quindi... ok, questa è lettura, va bene. Questa è la lettura della fonte luminosa. Vediamo con l'alcol cosa viene. Ora le mie assistenti dovranno... Ok, vedete che si è abbassato tutto. Dovranno calibrare meglio. Cioè, non potrebbe essere nessuna molecola. È un sorbente puro. Però vedi, faccio solo una striscia. Allora, questa è buona. Bisogna che lo spostate però. Lo dobbiamo sia calibrare che... Quando vedete l'onda, eccola qua. Questa però non deve essere troppo influenzata. Quindi così tiene, eh? Ok, ci siamo. Ok, a posto. Sì, ok. Allora mettiamo la strumentazione così grande. E questo è il nostro bianco. Andiamo, quindi abbiamo fatto. Andiamo a salvare. Database, il primo che andiamo a utilizzare è un database condiviso, quindi non ha particolari vincoli di sicurezza, nel senso è buona sta lettura, non è buona, buco, non lo so, e che è fatta dalla community. Dopo poi se ci sarà tempo vedremo dei database gestiti dalla università fino a quello della NASA, perché con questa strumentazione può anche separare le stelle, l'intensità delle stelle e il calore delle stelle. Se ce lo sa, allora non dobbiamo vedere. È un attimo perché dobbiamo vedere se ce lo salva. Questo non deve stare esposto alla fonte luminosa.